Allora Mario, io mi devo scusare per lo scherzo che ti ho fatto in cantina, però è stato proprio irresistibile il tuo Merlino perché è proprio una magia. Però io oggi sono qui per sapere qualcosa di più su un tuo nuovo progetto che sa di Francia. Che cosa stai combinando? Sa molto di Francia, stiamo parlando del Pinot Meunier, che è una delle tre varietà della Champagne. 15 anni fa abbiamo fatto un piccolo impianto sperimentale a Faido, proprio qui in località Molini. Abbiamo sperimentato questa varietà in purezza e finalmente è nato Molinar. Allora, Pinot Meunier vuol dire del mugnaio, perché l'apice del germoglio è come infarinato, è bianco. E allora ecco il Pinot del mugnaio, Pinot Meunier. Noi siamo arrivati al Molinar, appunto perché noi siamo in località Molini. Gli avi di Sandri erano i molinari del paese. L'azienda nel 75 nasce in un vecchio mulino, per cui questo Molinar praticamente è tutto un giro legato al Pinot Meunier. Oltre al Pinot Meunier c'è nient'altro o è in purezza? Questo è proprio in purezza. Per anni l'abbiamo vinificato assieme al Pinot Nero, allo Chardonnay, al Pinot Bianco. Poi abbiamo deciso di provare, vedere un po' cosa succede. E siccome i risultati sono stati notevoli, è nato questo terzo prodotto nella nostra gamma del metodo classico, Extra Brut Chardonnay Pinot Nero, Brut Rosé Pinot Nero e Chardonnay, e oggi in purezza il Pinot Meunier, il Molinar. Quindi diciamo che nell'Annus Horribilis 2020 qualcosa di buono c'è, esce il primo vino tuo completamente in purezza del Pinot Meunier. Sono due giorni che è praticamente in vendita e devono ancora partire le prime bottiglie perché stiamo spedendo adesso. Sono poche bottiglie, 2500, un po' meno. Per cui una piccola quantità, è una cosa un po' di nicchia, possiamo dire, però molto molto originale. È un rosé extra brut, non è stato dosato, per cui è completamente secco, non ha zuccheri. Un prodotto molto molto intrigante, possiamo dire, soprattutto da pasteggiare. Non è un vino d'aperitivo, perché è secco, però mangiando si adatta a qualsiasi piatto, proprio un po' di tutto. E questo personaggio cosa c'entra? Allora, in etichetta c'è un acquerello di questo signore qua, che è Albrecht Dürer, è del 1500, è praticamente il Michelangelo tedesco, l'artista per eccellenza di quel periodo in Germania. Noi ci siamo legati ai suoi quadri, ai suoi acquerelli, alle sue incisioni, da sempre. In questo caso abbiamo ripreso un suo acquerello, un vecchio mulino della Val di Cembra, dove noi abbiamo altri vigneti. Magari il Meunier nasce qui a Faedo, località Molini, il mulino è della Val di Cembra, per cui Albrecht Dürer, artista del 500. Allora, qui vicino c'è un altro artista, che è Mauro, che è l'artista della degustazione, che ti sta aspettando per assaggiare questa novità. E ti dico che sono un po' invidioso, insomma, però spero di assaggiarlo anch'io. Devo correre perché sennò prende temperatura la bottiglia. Mario, io so che Dario ti ha chiesto un po' di curiosità sulla storia di questo Molinar. Io invece sarei più curioso di assaggiarlo. Volentieri. Cosa Tra dici? L'altro sei uno dei primi che lo assaggia, perché è proprio una cosa nuovissima e ho sempre piacere sentire qualche giudizio esterno. Questo è un 2016 Pinot Meunier in purezza, in versione rosa. È stato lasciato in pressa per qualche ora prima della pressatura di uva intera e ha preso un po' questa tonalità cipria, possiamo dire, molto leggera. Molto elegante. Secondo me sì, a me piace da morire. E lascio a te comunque così qualche dettaglio sul colore profumo. Il colore è stupendo, ha una tonalità di rosa, a me ricorda l'oro rosso. Al naso è fragranza pura, la bollicina è fantastica. È molto cremosa, è asciutto, l'acidità arriva in un secondo momento, vorrei dire anche in un terzo momento, cosa molto piacevole perché non rovina la parte del vino, arriva dopo quasi a chiamare un secondo sorso. Nonostante l'assenza di zuccheri, dà un equilibrio, una morbidezza incredibile. E non dosato, questo è equilibrato di natura, è così e basta. Io vorrei sapere il dietro le quinte di questo bicchiere di vino. Posso solo dire che 15 anni fa abbiamo fatto l'impianto, è una piccola superficie, poche bottiglie, 2500 circa. Le uve raccolte a mano, il giorno seguente lavate, sciacquate e asciugate. Dopodiché l'uva viene pressata in atmosfera controllata, azoto, pressatura soffice, vuol dire 50-55% di resa, fermentazione in barrique.
sosta in barrique su delle ruote e ogni settimana, come una clessidra, andiamo a girare la barrique e facciamo un remoise, non della bottiglia ma della barrique, per cui un contatto importante con il proprio lievito sia nella prima fermentazione sia nella seconda, che dura, come ho detto, pochi mesi la fermentazione, ma 36 mesi di sosta con il lievito stesso. Sboccatura, niente zucchero. In etichetta extra brut, ma mi hai detto che non è dosato. Come mai questa scelta allora di etichettarlo come extra brut? Ma questa è una scelta di tolleranza, di garanzia, perché penso al prossimo anno, magari ho bisogno di 1, 2, 3 grammi di zucchero e sarebbe sconveniente un anno natur, l'anno dopo extra brut, certo, e compagnia bella, per cui mi sono tenuto un po' di spazio, di margine, bravissimo, dove posso mettere magari 1, 2, 3 grammi di zucchero per creare un equilibrio che, certo, vada bene per il prodotto. Questo è quello che fanno un po' in champagne. In questo caso non serviva zucchero, l'armonia c'era già, è equilibrato, certo, per cui non serve. Rimane in etichetta comunque l'extra brut, che mi permette di arrivare a 4, 5 grammi di zucchero. Mi colpisce adesso che è nel bicchiere da qualche minuto, viene fuori il lampone in una maniera prepotente. Piccoli frutti, è quasi esagerato all'inizio, e questo è il Pinot Meunier. Beh, io ti devo fare, come per tutti gli altri vini, i complimenti. Noi siamo fortunatamente tra i primi ad assaggiarlo e voi nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, cercate di adoperarvi per avere l'occasione di assaggiarlo, perché merita veramente. Ricordatevi però che ce ne sono solo 2500, quindi chi è curioso si dia da fare. Grazie. Sì. Sì.